Siamo a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un borgo, ex borgo marinaro, ora convertito completamente al turismo. E per visitare questa zona siamo stati ospiti del Camping Village La Pineta. Questo è l'ingresso, sia carrabile che pedonale. Anche questo è consigliato dalla guida Routard. Subito all'ingresso si trova la reception. Questo è un villaggio, quindi anche delle strutture fisse, quindi dei bungalow, casette in muratura. Il campeggio si sviluppa lungo questa direttrice, siamo sotto una rinfrescante pineta. Le piazzole sono abbastanza spaziose, sono delimitate da alberi. Ogni piazzola ha la propria colonnina per la corrente elettrica e ogni gruppo di piazzole ha un piccolo carico dell'acqua da poter utilizzare. Questo è il gruppo bagni, diviso uomini e donna. Ci sono i lavapiedi, così appena si arriva dalla spiaggia, che dista circa 400 metri, e poi si lavarsi i piedi. In realtà il mare è proprio lì di fronte, però non vi è un accesso diretto. Il gruppo bagni ha questi due lavandini, dove vi è anche l'acqua calda, cosa non da poco. Le docce, che sono a gettone, al costo di 1 euro. I gettoni si prendono in reception. Questa è la zona per lavare eventuali indumenti. E questo è per le stoviglie, dove è presente il miscelatore, c'è la possibilità di avere acqua calda. Di questi bagni ce ne sono 3 gruppi. Qui si trova il ristorante, il bar e il market. Ovviamente, siccome è anche il villaggio, ve l'animazione che viene svolta principalmente qua. Vi è un campo di calcetto e adiacente vi è pure un maneggio. A completare l'offerta di questo camping village c'è poi la piscina. In realtà sono 2, una per i più piccoli e una per i grandi. Come dicevamo, il mare si raggiunge facilmente a piedi e anche il paese, un pochino più distante, ma si raggiunge comunque agevolmente. Parliamo di costi. Siamo a luglio, il nostro equipaggio formato da 2 persone paga 10 euro a persona più 16 per la piazzola e la corrente elettrica costa 7 euro.